Sì, purtroppo abbiamo preso un po' di ritardo, quindi con il buffet è stato un po' complicato. Ma vorrei iniziare adesso per presentarvi una discussione sulla vita e la morte dei soldati, la vita delle donne dei soldati e gli elementi che hanno potuto portare alla pazzia, a quello che si chiamano gli scemi di guerra. Il pittore tedesco George Grosz, che si era arruolato volontario, dopo 2 anni di fronte è stato ricoverato in un manicomio e ha scritto questo nelle sue memorie. Finì internato in un manicomio dove venivano messi quelli che la guerra aveva fatto diventare pazzi. A ognuno di noi, d'altra parte, mancava qualcosa. A uno mancava una gamba, all'altro mancava un occhio, al terzo mancava il ventre, al quarto un braccio, al quinto la memoria. E quindi si può domandare perché e come questi traumi di guerra hanno prodotto così tanti scemi di guerra. Cosa hanno vissuto queste persone? Come le loro madri e moglie hanno sopravvissuto e come sulla vita del manicomio hanno potuto anche sopravvivere. Prima di iniziare vorrei farvi ascoltare un brano in italiano di una canzone francese che è stata composta nel 1914, che si chiama La canzone di Craon e che spiega un po' il modo in quale, diciamo, la guerra poteva essere qualcosa di estremamente traumatico. Ascoltiamo. Finito il riposo dopo 8 giorni, si torna giù in trincea, il nostro posto è tanto utile là, e senza di noi si piglierebbero delle grandi legnate, ma ora basta, ce n'è abbastanza, nessuno vuole più marciare, col cuore gonfio, come singhiozzando, si dice addio alla vita civile, e anche senza tamburi e senza trombe ce ne andremo giù, laggiù, a testa bassa. 8 giorni di trincea e di sofferenza, ma abbiamo la speranza che stasera ci daranno il cambio. Un cambio che attendiamo senza sosta, e all'improvviso, nella notte silenziosa, si vede qualcuno che avanza. È un ufficiale dei Chasseurs a piedi che viene a sostituirci. Pian piano, nell'ombra, sotto la pioggia battente, i piccoli Chasseurs vanno a cercarsi le tombe dei loro compagni, e fa pena vedere sui grandi viali tutti quei borghesi in festa. Se per loro la vita è rosea, per noi non è la stessa cosa. Invece di nascondersi tutti quegli imboscati, farebbero meglio a scendere in trincea per difendere da sé i loro averi. Noi non abbiamo nulla, noi siamo poveri morti di fame e tutti i nostri compagni sono sepolti là per difendere gli averi di quei signori. Quelli coi soldi ritorneranno a casa perché è per loro che noi si crepa, ma ora basta, perché i soldati semplici adesso si metteranno in sciopero. E sarà il vostro turno, grassi borghesi, di salire sull'altopiano, perché se volete la guerra, la dovete pagare con la vostra pelle. Donc, la chanson era la canzone di Craon. E adesso Jean-Pierre Guénot, che è qua, francese, storico, scrittore, direttore di edizione e uomo di radio, è stato uno dei primi in Francia a interessarsi e a pubblicare le lettere dei soldati della prima guerra. Parole de poilu l'ha chiamato e l'ha fatto in radio, in fumetto e in libri. E adesso ci presenterà un po' quadro nel quale questi soldati potevano vivere e morire e soprattutto il quadro che faceva che avevano paura. Ma paura di che?
probabilmente non di morire, ma Jean-Pierre Guénot vi darà la risposta. Jean-Pierre. Eh bien, la vie, la mort, la folie, tout ça ne se réduit pas aux quelques jours qui ont précédé la Grande Guerre. Et je vais aujourd'hui essayer d'analyser ce qui s'est passé quasiment pendant le siècle qui a précédé la Grande Guerre et qui explique pour une grande partie de l'Europe un certain nombre de tensions qui font que nous avons affaire à la folie ordinaire d'un monde bipolaire. J'ai essayé de traduire en italien les chartes de mon exposé et je vous emmène pour un petit voyage qui va durer au grand maximum 20 minutes. Le monde est bipolaire. Qu'est-ce qu'un trouble bipolaire ? Eh bien, vous savez que c'est un concept à la mode. Il y a deux phases dans la bipolarité. La phase maniaque, qui se résume par une forme d'hypernarcissisme, par le déchaînement de la volonté de puissance. C'est une phase euphorique, c'est une phase volubile. Et puis, il y a une phase dépressive, faite de lucidité, de démotivation, de mélancolie et de tentation du suicide. Et en fait, l'état de folie potentielle réside dans cet écartèlement permanent entre la phase maniaque et la phase dépressive. Et je vais, avec vous, essayer d'identifier... D'accord. C'est bon. Je vais essayer avec vous d'identifier 18 fractures, 18 formes d'écartèlement, 18 réactions en chaîne, 18 preuves de bipolarité. Il faut rappeler que le XXe siècle est un siècle bipolaire. Il Novecento è un secolo bipolare con due ondate di apocalisse, due guerre mondiali. La fase maniacale è quella che coincide con l'emergere del surrealismo, la sfuggire alle catene della prigione della realtà. La fase depressiva è quella che coincide invece con l'esistenzialismo, il suo emergere al termine della guerra mondiale, e l'ego senza speranza. 18 differenze, 18 reazioni a catene, 18 prove di bipolarismo, 18 fratture che esprimono la differenza della follia della grande guerra. E incominciamo dalla fase numero 1. Ce ne saranno 18. La fase numero 1 è il calderone dell'Apocalisse. E infatti ho detto che dopo la pubblicazione delle parole di Poilu, la prima guerra mondiale, la guerra coloniale per l'Europa, e la prima guerra mondiale e la guerra coloniale per l'Europa. Per i francesi la guerra riguarda, è legata alla conquista dell'Algeria. Abbiamo da un lato la guerra coloniale e dall'altro la Belle Époque, quindi la guerra coloniale e la Belle Époque, ripeto. Navighiamo tra una euforia ricca, fastosa della Belle Époque e la violenza spaventosa delle conquiste coloniali. Queste immagini sono veramente simboliche. La Tour Eiffel a sinistra, la grande esposizione coloniale, la grande esposizione universale e dall'altra parte una scena della conquista dell'Algeria nel 1830 e il 1890 ci sarà il secondo impero coloniale del mondo.
E anche gli italiani sono abbastanza dotati per poter conquistare altre colonie. La conquista dell'Algeria dura 20 anni e in 20 anni i francesi hanno soppresso un terzo della popolazione residente e che equivaleva all'Algeria di oggi, un terzo della popolazione uccisa soprattutto per questa conquista del paese. Quindi siamo sempre nella fase 1, il calderone dell'Apocalisse. Quindi ci sono province perdute dell'Alsazia e della Lorena. E il dibattito tra la sinistra e la destra. La destra è revanchista, che vuole riconquistare l'Alsazia e la Lorena e che pensa che le guerre coloniali non dovrebbero quindi andare oltre. E poi un conflitto tra i miti nazionalisti e l'economia globale. Quindi molti studiosi hanno anche compreso dove sono le sfide e soprattutto sulla base del gioco delle grandi potenze che stanno suddividendo la grande torta del mondo. Le guerre coloniali sono delle potenze terribili per quanto riguarda la Francia, la conquista dell'Algeria 1830-1850 è l'equivalente del massacro durante la seconda guerra mondiale, un massacro che si ripeteva ogni 15 giorni. Così come è successo ripetutamente nei massacri di questa guerra. Infatti, che ha lasciato il residuo di tutti i suoi errori. Per vent'anni si è perpetuato un massacro continuo sul suolo algerino durante la conquista dell'Algeria del 1830-1850. L'Alsazia e la Lorena, le province perdute, la vera sfida è rappresentata dalle colonie e la Francia che vuole riconquistare il secondo impero coloniale del mondo. Quindi c'è uno scarto, siamo sempre nella fase 1 e la terza fase è lo scarto tra la propaganda e la realtà. Il governo fa tutto ciò che può in Francia, come accade anche in Germania, per attirare i popoli alla guerra. Zweig, quando descrive questo periodo della storia della Belle Époque che precede la Grande Guerra, ci ricorda che negli anni del 1900 la popolazione europea è per la pace. La Belle Époque ha potuto prosperare attraverso il nazionalismo, attraverso la collaborazione tra i paesi. Nella maggior parte delle città, delle metropoli europee, gli studenti lavorano insieme, Londra, Berlino, Parigi, Monaco, Barcellona, Madrid. Si tratta di città internazionali dove gli studenti di tutto il mondo, dove i ricercatori del mondo intero si danno la mano e le scienze umane possono progredire proprio grazie al processo di internazionalizzazione. E questo è quello che Stefan Zweig ci dice quando ci racconta che le persone, i popoli dell'epoca credevano che la frontiera delle differenze potevano fondersi in una umanità comune, pertanto la pace e la sicurezza, i beni più preziosi, dovevano essere accordati a tutta l'umanità. Allora, il problema è l'esistenza di un'altra tensione. Abbiamo parlato del calderone dell'Apocalisse, potremmo parlare di un calderone sociale, il XIX secolo, e in Francia il secolo che rivoluziona
della rivoluzione, con tutte le rivoluzioni che sono succedute nel XIX secolo, la società con Napoleone III è in fermento. È l'unico modo per fare la rivoluzione, sicuramente sul piano culturale, scientifico, sul piano della conoscenza, sul piano delle arti, ma l'evoluzione politica è impossibile perché la società è stretta del potere, il sogno industriale, il sogno finanziario, economico, è l'epoca in cui Victor Hugo scrive Les Misérables, quindi tra l'estrema ricchezza delle belle époque, dell'industria, delle arti e l'estrema povertà della popolazione, oltre ai miserabili. Le chaudron de l'Apocalypse, il calderone dell'Apocalisse le telescope è anche il telescopio della mentalità, nel senso che siamo a metà strada tra il Medioevo e il XX secolo, tra il nuovo e il vecchio mondo, tra la barbarie e la civiltà. La grande guerra darà ben presto le prove. Vedete questa fotografia che mostra due soldati tedeschi e un asino o un mulo, non so, che indossano tutti una maschera antigas. Allora, la preparazione della guerra si realizza in Francia con 10 anni di ritardo e vi spiegherò il motivo di questo ritardo. Da un lato, vediamo che cosa accade alcuni giorni prima della guerra, l'assassinio dell'arciduca a Sarajevo, ma si tratta veramente delle ultime gocce d'acqua che fanno debordare il vaso. La prima guerra mondiale porterà poi una seconda guerra mondiale. Vi ho già detto che la prima guerra mondiale, la prima vera guerra mondiale, era la guerra coloniale. E la grande guerra non è che una sorta di deportazione verso le frontiere dell'Europa della violenza delle guerre coloniali. E c'è un elemento che lo prova. Guardate questo manifesto. È il manifesto il domenica 2 agosto 1914 e la mobilitazione di uomini e donne in Francia, che non è stato stampato una o due o tre settimane prima, ma che è stato stampato nel 1904. Che cosa vuol dire? Ciò significa che nel 1904 l'élite francese, tedesche, credevano che la guerra fosse una storia di settimane, ma in realtà ci sarebbero voluti ancora 10 anni di propaganda perché il popolo potesse essere pronto ad accogliere la guerra senza entusiasmo, ma a respirarla comunque. E anche i bambini sono stati indottrinati, e in questo caso è necessario parlare di questo indottrinamento che passa dai battaglioni scolastici, cioè si trattava di indottrinare i bambini attraverso la stampa. Mais vous voyez encore ma vedete in queste vignette la dimostrazione che si organizzavano dei concorsi scolastici a partire dall'età di 8 anni e la maggior parte dei soldati francesi hanno già imparato a sparare alla scuola elementare. E passiamo adesso alla fase 3, l'inizio della guerra, la mobilitazione. Abbiamo sviluppato in Francia un mito che in realtà non ha mai corrisposto a nessuna realtà.
è il mito della guerra felice, di una guerra che tutti pensavano potesse essere breve, una guerra che avrebbe potuto essere una passeggiata, ma assolutamente falso, era soltanto la propaganda governativa. Infatti, quando le foto mostrano soldati sia francesi che tedeschi sorridenti, ebbene, vedete che cosa si può leggere sulle altre cartoline? La mobilitazione a Berlino con tutte le persone che piangono. La propaganda si scatena in questo periodo e vedete questa vignetta che mostra un biglietto di andata e ritorno per Berlino. La propaganda produceva la stessa cosa anche a Parigi. Quindi la guerra incomincia, è la guerra di movimento per sei mesi, è l'offensiva ad oltranza. E ancora una volta una frattura, uno scarto, un fattore di follia tra l'offensiva e il suicidio, tra la strumentalizzazione del popolo e il disprezzo del popolo. Perché la strumentalizzazione del popolo? Perché non è che della carne su cui sparare. E vedete, abbiamo visto quel poster che mobilitava gli uomini, la stessa estetica del poster che mette insieme cavalli, asini, galline. Quindi dal punto di vista francese, dal punto di vista tedesco, gli uomini sono comparabili a delle bestie. Per quanto riguarda la Francia, all'inizio della guerra, la guerra per la Francia si è fondata sulle guerre coloniali e quindi con questo disprezzo nei confronti di altri popoli da emancipare, quindi il disprezzo dell'essere umano. E quando arriva in Francia negli anni 10 del 1900 si voleva sopprimere sommosse popolari e quindi c'è con una caduta dei governi, i contadini, gli operai, i minatori, tutti si ribellano. L'artiglieria o l'armée s'abordent. Oppure, e quand les généraux de cette époque parlent du peuple, e quando si parla di popoli, si parla di popoli da massacrare. Quindi i generali avevano ancora questa escatologia napoleonica. Quindi popoli posti davanti le mitragliette. E bisogna ricordare che dal punto di vista francese la grande guerra in 4 anni e mezzo ha provocato 1.500.000 morti e più di un terzo di questi 1.500.000 morti sono stati uccisi durante i primi 9 mesi della guerra, e la giornata più sanguinosa per la Francia è stata domenica agosto del 1914, perché un sol giorno l'esercito francese ha registrato 27.000 decessi. Allora, questa sanguinosa battesimo di fuoco all'inizio della guerra tra i traumi e la lucidità, perché la maggior parte dei soldati francesi avevano una sorta di volontà omicida incoraggiata dalla propaganda francese a considerare i tedeschi come un nemico mortale. Ma il vecchio nemico ereditario della Francia non è sicuramente la Germania, ma l'Inghilterra da tantissimi secoli. E quindi molto presto, dal lato francese come dal lato tedesco, i soldati comprendono che i dirimpettai non sono che delle povere persone vittime di un processo di propaganda. Un soldato che ha perso la maggior parte dei suoi amici di infanzia, e quindi soldati che hanno perso amici, famiglia, figli. E questo è tutto ciò ha determinato la frattura universale
e dell'Europa del futuro. Alors, très tôt, on a parlé en France des fugitifs, per esempio. Per terrorizzare le truppe, che i generali che non avevano fiducia nei soldati hanno creato dei delitti che non esistevano, fucilando persone con fucili approssimativi per dei delitti che non erano stati commessi, che sono stati poi tutti riabilitati automaticamente. I primi processi di fraternizzazione tra Germania e Francia risale a dicembre 1914. La canzone che abbiamo ascoltato prima è stata scritta nel 1914, veniva modificato soltanto una parola del testo della canzone. Verdun. Sur le chemin des dames. Donc ces fraternisations sont un questa autre fraternizzazione et c'est encore une chose qui è ancora un altro elemento che ha un peso specifico sul stato della popolazione dei soldati. La phase 4, c'est une guerre qui s'enterre, la guerre de tranchées, la guerra di trincee, al confinamento della guerra, gli uomini tra coraggio, alcol e repressione. Infatti, alcuni, soltanto un soldato ha saputo dire la verità, soprattutto dimostrando che il coraggio poteva derivare dall'assunzione di alcol. E questo è un rapporto di polizia. C'est un rapport de police. È un rapporto di polizia. Un uomo che ha assistito all'omicidio con il gas e che si rifiuta di, che rifiuta di rendersi al combattimento. Della gendarmeria militare presso il quartier generale del 152esimo divisione di fanteria. 26 maggio 1915 alle ore 20:30. Abbiamo ricevuto l'ordine di condurre nella prigione del quartier generale della 152esima divisione il soldato H del 268esimo reggimento di fanteria. Il soldato H, Raoul, che arrivava delle prime linee di fronte al nemico, dove rifiutava di obbedire agli ordini ricevuti. Abbiamo trovato questo militare sdraiato in un letto dove si è assolutamente rifiutato di seguirci. Mr. Easy, medico maggiore di prima classe presso il 49esimo reggimento d'artiglieria, che ci aveva accompagnato, ha constatato che questo militare non era ammalato e dalle domande fatte e dalle risposte di H ha concluso che era nel pieno possesso delle sue facoltà. La sua cattiva volontà era evidente e abbiamo provato a portar via il soldato H con la forza, ma ci ha opposto la più viva resistenza. Per di più, ci ha insultato, noi e il medico. Sempre accompagnati dal dottor Easy, abbiamo reso conto del fallimento della nostra missione al generale comandante, che ci ha subito rimesso un ordine scritto. Esso ordinava di forzare la resistenza di questo militare e di fargli saltare il cervello se persisteva nel suo rifiuto di obbedire. Abbiamo letto 3 volte quest'ordine in presenza del sergente e di un militare che l'avevano portato qua e di 6 militari della prevostura. H è rimasto sdraiato. E alla terza lettura, non solo ha persistito nel suo rifiuto di muoversi, mostrandoci il suo petto, ma ci ha risposto con parole ingiuriose. Conformemente all'ordine scritto, che avevamo letto a H 3 volte di seguito, gli abbiamo fatto saltare il cervello, tirandogli nella testa 6 pallottole di pistola alle ore 21. Il signore medico aiuto maggiore di prima classe Easy del 49esimo ci aveva assistiti, ha constatato la morte in nostra presenza. Il corpo è stato immediatamente inumato sul posto, in un prato in Belgio. La targa d'identità porta le menzioni seguenti: H. Raoul, classe 1894, Tour 1987. Gli uomini sono intrappolati in questo inferno di gas, di fuoco. Verdun è una trappola.
Verdun è un luogo terribile. C'è anche un'altra decisione terribile, e cioè la constatazione per i soldati. C'è una lettera, famosa di Gaspion, che attende un permesso da 2 anni, e quando arriva a Parigi rimane soltanto 8 giorni ed era assolutamente disperato, perché le persone sono all'interno della guerra. I poilus non sono belli, si spaventano se un'auto attraversa la strada, quindi è una situazione veramente di terribile, uno scarto, una frattura. Vedete le donne che vengono utilizzate per il trasporto degli aratri, siete delle tensioni all'interno di questo conflitto. Gli ammutinamenti non sono quelli che avete letto nei nostri libri di storia, non hanno nulla a che vedere con la rivoluzione russa, perché gli ammutinamenti, sulla maggior parte dei casi, ammutinamenti di persone che appartenevano all'estrema destra, non erano da parte di comunisti, di trotskisti, ma di persone che vogliono fare la guerra, ma una guerra professionista. E invece i loro generali non sono competenti, e una serie di documenti che provano esattamente ciò che vi sto dicendo. E passiamo adesso alle fobie, alle grandi fobie dei soldati, e questo è il punto più importante della mia esposizione. I poilus francesi o tedeschi hanno 2 fobie, quella di essere feriti, di subire un handicap, di essere sfigurati o di rimanere sulla sedia a rotelle per 30 o 50 anni, preferiscono la morte. Ma la morte, ma se preferiscono la morte ad un handicap, la morte ha un aspetto terribile. Un terzo di 1.500.000 soldati morti sono morti ma senza essere mai stati identificati, non si sa dove sono stati seppelliti, e una famiglia su 4 si riconosce nel soldato soldato sconosciuto, e spesso i soldati cercano di identificare i morti, e queste sono le 2 grandi fobie dei soldati della grande guerra. Ho con me un altro documento veramente allucinante, tratto da alcuni annuali, un numero 917, da parte di un giornalista inviato speciale, che riesce a riconoscere un soldato che probabilmente è un Rockefeller, che non vuole farsi riconoscere, e quest'uomo ha confessato che la guerra aveva accompagnato il suo business, per cui una persona comunque non nasconde le proprie paure. E quando le persone sono troppo felici, bisogna passare attraverso una guerra affinché queste persone troppo felici ritrovino e riescano a rimettere i piedi per terra. E il soldato in questione diventerà folle, esattamente come è accaduto alla maggior parte dei soldati dell'epoca. Vedete questa postura terribile che ha un impatto sui soldati. Volevo invitarvi a riflettere sul fatto che la storia è che noi conosciamo è semplificativa, e che cerca di spiegare che cosa è accaduto negli anni prima la scoppio della prima guerra mondiale. Invece bisogna ritornare ad un secolo prima, bisogna considerare la prima ondata dell'apocalisse precedente la grande guerra, che è il processo, che è il risultato di un processo interno, di un secolo bipolare, un secolo caratterizzato da tensioni paradossali, da fratture, io ne ho identificate 18
morto, che continuano a incidere sullo spirito dei soldati ed incidere nello spirito della popolazione civile. Merci Jean-Pierre. Adesso volevo farvi sentire due lettere, una lettera e un rapporto che permettono di presentare un po' il modo in quale le donne hanno reagito a questa guerra. Dopodiché spiegherà Katia Pappa, che è autore di numerosi libri sul femminismo italiano e che è professore di storia contemporanea presso l'Università degli Studi della Tuschia a Viterbo. Ascoltiamo prima questi due testi. Dalla lettera alla regina madre Margherita di Savoia, scritta da una volontaria altolocata della Casa del Soldato di Roma. Luglio 1915. Maestà, l'inospitale stazione di Portonaccio mi aspetta. Se vedesse, maestà, lo spettacolo commovente e grandioso delle truppe transitanti. Arrivano dopo parecchi giorni di viaggio, stipati negli accaldati vagoni fino in 42 uomini. Al Portonaccio sperano di trovare Roma, ma nulla vedono. È in loro spento l'entusiasmo della partenza. Non sono giunti alla frontiera dove ritroverebbero tutta la loro gagliardia e entusiastica forza. Il pensiero mesto dell'abbandonata famiglia, specie nei ricamati, li rattrista. Ma basta così poco per sollevarli. Un'affettuosa parola, una fresca bevanda cortesemente offerta, lo scrivere o il dettare una cartolina a casa, un sigaro, una sigaretta, il dono di una medaglia benedetta, e quei valorosi si rallegrano, si animano. Le sentisse, maestà, le cartoline che gli analfabetici dettano, sono dei poemi. Mi pare di lavorare per i miei figli, cari soldati umili, semplici, valorosi. Il sottosegretario mi disse commosso: continuino nella loro opera santa. Di un indifferente possono farne un eroe. Brani scelti dalle testimonianze raccolte nel corso di un'inchiesta sulla vita familiare a Torino, aprile 1918. L'asilo per i figli dei richiamati è stato aperto nell'ottobre del 1915. Quest'anno gli iscritti sono 324. La maggior parte delle donne lavora nelle fabbriche, come facchine alla stazione o come tranviere. Poche soltanto confezionano in casa indumenti militari. Le donne occupate nelle officine molte ore al giorno non si vedono quasi mai all'asilo. Affidano i bambini a vicine di casa che li mettono a letto e li alzano la mattina. Alcuni bimbi sono trascuratissimi nel vestiario e nella pulizia. Le madri, quando si fa loro qualche osservazione, rispondono che non hanno tempo. Le donne sono quasi tutte serbate buone madri di famiglia, si distruggono dal lavoro. La vita casalinga può continuare se tornano a vivere coi genitori o coi suoceri o convivono con le cognate. Alcune prendono in affitto camere ammobiliate o vanno a pensione. Molti bambini sono stati mandati in campagna o sono stati inviati ad abitare fuori barriera perché in città i padroni di casa non affittano a donne con i bambini. La donna in rari casi non è serbata buona madre di famiglia. Alcune si scusano dicendo che sono spinte dal bisogno e ciò non par vero. Le donne non economizzano ciò che guadagnano. Quelle che lavorano in proiettili esagerano in modo inverosimile il lusso. In alcuni casi le madri chiudono i bambini a casa ed escono la notte. Il centro è molto popolare, tuttavia ci sono madri con cappellino e veletta che vengono a prendere i bambini a scuola. Le donne sentono come un peso la famiglia, abbastanza numerose, quelle che sono contente della lontananza del marito, perché si ubriacava, le picchiava, voleva quattrini e conduceva una vita scandalosa. Le madri considerano l'assistenza un diritto, nessuna gratitudine. Qualcuna dice: i signori hanno voluto la guerra, ora si tengano i bambini. Le donne sono inasprite dalla guerra, soprattutto dalle difficoltà di approvvigionamento.
I padri soldati, appena arrivati dalla licenza, corrono all'asilo, scrivono quando sono lontani e fanno ai figli l'ultima visita prima di ripartire. Ma vi sono gli orfani che, quando vedono giungere un bambo in licenza che si precipita tra i banchi e scova il suo tesoro, spalancano gli occhioni e chiedono: «Il papà mio quando torna?» È in questi momenti che scoppia il cuore. Sono 5 parole di bimbo che ci fanno comprendere tutta la sciagura che circonda l'infanzia e il grande dovere che ad ognuno, ma alle donne in particolare, incombe a pro del suo sorriso. Allora, salve a tutti e grazie, sono molto contenta di essere qui oggi, di essere stata invitata. I brani che vi ho proposto, la lettera e questo rapporto sulle condizioni di vita delle donne e dei bambini a Torino nel 1918 sono entrambe due testimonianze di donne dei ceti medio-alti, e questa è una, diciamo, fondamentale prima specifica che devo fare, perché introduce chiaramente al tipo di impostazione che ho pensato di dare alla mia relazione. La guerra, si sa, ce lo diceva Ventrone oggi, è un fatto di uomini, è una faccenda di uomini, la vogliono per rivitalizzarsi o comunque, diciamo, per provare a rigenerare una società che sta appunto perdendo una capacità virile. La guerra è una faccenda di uomini, perché sono uomini quelli che vanno a combattere. In realtà però con i mariti, fratelli, figli partiti per il fronte militare, il fronte interno è abitato da giovani, da anziani e soprattutto da donne. Il fronte interno vede un assoluto protagonismo delle donne, e la centralità della presenza femminile durante la Prima Guerra Mondiale ha ovviamente attirato molto l'attenzione degli storici, che si sono però sostanzialmente interrogati intorno agli effetti modernizzanti della guerra sulla vita delle donne, sulla condizione femminile. Il problema qual è? Il problema ovviamente è che la guerra, appunto, la necessità di organizzare il sostegno allo sforzo bellico, quindi la necessità di mandare avanti la vita sociale ed economica del paese, mobilita le donne, mobilita in massa le donne, quindi le fa uscire dalle pareti domestiche, riconosce loro funzioni e capacità, in qualche modo le immette finalmente in quella sfera pubblica in cui fino a quel momento, da cui fino a quel momento erano state escluse. Quindi la Prima Guerra Mondiale è come sostanzialmente modernizzatrice della condizione femminile. A questa tesi se ne oppone appunto un'altra interpretazione, che dice: sì, è vero, le donne sono state fatte uscire, diciamo, per andare a lavorare e per sostenere la guerra da casa, però alla fine si è trattata di una eccezione necessaria, non c'è stato un reale riconoscimento di autonomia femminile, tant'è vero che appena la guerra è finita è stato chiesto loro di tornare a casa, no? È il caso dell'Italia, ma anche della Francia, con il diritto di voto negato, è uno degli esempi più eclatanti. Quindi la guerra valorizza la presenza delle donne nella scena pubblica, ma lo fa sostanzialmente con la retorica della madre e madrina della patria, quindi con una retorica molto connotata da un punto di vista di stereotipi, insomma, di ruoli di genere, e quindi poi, benché avesse oggettivamente avuto un ruolo di mobilitazione, sospinge a un ritorno all'ordine alla sua fine. Ecco, questo dibattito ve l'ho voluto richiamare perché sono i termini del dibattito che per anni hanno caratterizzato la questione donne e Prima Guerra Mondiale. È un dibattito che ovviamente ha delle ragioni di verità, che mi è anche molto interessante, però rischia, secondo me, di oscurare un dato fondamentale, cioè rischia di oscurare il dato che le donne, esattamente come gli uomini, non sono una categoria sociale omogenea e compatta. Ci sono le donne, no? Ci sono
le donne con differenze di estrazione sociale, di estrazione di culturale, le reti parentali, sociali e anche politiche. Quindi le donne nella Prima Guerra Mondiale devono appunto essere intese nella loro pluralità, e non si può dare un'interpretazione del vissuto delle donne, dell'esperienza delle donne durante la Prima Guerra Mondiale non partendo da questa pluralità. Anche perché la differente esperienza delle donne durante la Prima Guerra Mondiale dà ragione di un processo ancora più divisivo appunto all'interno del paese, di fratture che la Prima Guerra Mondiale amplifica tra stagione dell'interventismo e anni di guerra. Nell'universo femminile si riproduce la stessa appunto frattura, le stesse fratture, fortissime fratture che attraversano tutto il paese. Quindi appunto non esistono le donne. Già nella stagione interventista questa differenza, questa articolazione è evidente. Allora, quando scoppia la guerra, noi abbiamo, lo sapete perfettamente, non c'è bisogno di ripetere, questa esperienza di neutralità che divide, appunto, divisiva appunto le fratture che richiamavo prima, che sono fratture che attraversano anche il mondo femminile, e quindi c'è, diciamo, un ceto medio-alto che di fronte alla guerra si predispone non in toni, in toni particolarmente enfatici. Appunto la guerra come prova di virilità, la guerra come rigenerazione, la guerra come celebrazione dell'eroismo non attiene molto ai codici femminili di espressione, quindi ci sono i casi di retorica bellica molto anche aggressiva all'interno delle donne, però sostanzialmente tutto il mondo dell'associazionismo femminile, filantropico, assistenziale, educativo, pedagogico, accetta diciamo la guerra come la guerra patriottica, con quel senso di responsabilità materna che per l'appunto deve caratterizzare una donna responsabile, no? Tanto più se il suo status sociale la mette in questa posizione. Quindi la lettera che abbiamo sentito, cioè il maternalismo verso i soldati, l'andare ad assisterli portando loro la cartolina, il pacchetto di sigarette, il fatto che debbano avere questa funzione pedagogica di educarli a diventare eroi, però mai perdendo di vista la tipica virtù femminile della, appunto, della bontà, per cui anche tutta l'iconografia classica della donna durante la Prima Guerra Mondiale, che è l'infermiera, no? Cioè l'apoteosi della virtù femminile, ha anche una ragione politica, perché le donne insistono moltissimo sul fatto che appunto la guerra italiana, per esempio, è una guerra che è caratterizzata da maggiore civiltà rispetto appunto alla guerra tedesca, e tutta questa civiltà è raccontata attraverso la figura dell'infermiera che si prende cura sia dei soldati italiani sia dei soldati nemici. Quindi c'è tutta una costruzione retorica molto stereotipata, però appunto tipicamente femminile, appunto la guerra è una tragedia, però la responsabilità nazionale e materna ci impone di metterci al servizio. Dopodiché la cosa interessante è che invece è la guerra stessa che fa degenerare il linguaggio femminile, e allora se voi vi andate a leggere i carteggi tra mogli e mariti, fidanzate e fidanzati al fronte, scoprirete che spesso le lettere degli uomini, sto parlando sempre dei ceti medio-alti, le lettere dei soldati sono lettere che in qua e in là fanno emergere, diciamo, le perplessità rispetto all'esperienza che stanno vivendo, e invece lontane dal fronte, a governare appunto l'assistenza civile con questo ruolo pubblico finalmente trovato, sono le parole delle donne che sono le più feroci, le più violente contro il nemico barbaro a pro di una guerra che deve essere portata fino alla fine. Ovviamente la distanza dalle sofferenze del fronte aiuta questa cosa, però c'è anche il dato appunto di una oggettiva visibilità pubblica di queste donne in quella fase, che viene in qualche modo appunto che fa in qualche modo da volano a una degenerazione del sentimento tipicamente femminile della cura, no? Che diventa molto più aggressivo, molto più bellicoso.
Se invece andiamo a guardare fra i ceti popolari, sia urbani sia contadini, la guerra, questo diciamo vi sembrerà un'ovvietà per cui non ci sprecherò molto tempo, però è accolta con sentimenti di ostilità. Ostilità o fatalità, perché anche qui dobbiamo, come dire, distinguere, nel senso che specialmente negli ambienti contadini, in alcune lettere, nei diari, ma insomma nei resoconti, la sensazione è appunto quella che le reti di autorità delle comunità, il prete, il maestro, il sindaco, abbiano un'influenza molto forte in qualche modo nel restituire la fatalità della guerra, no? La guerra c'è stata, bisogna andare, come il mondo contadino che affronta appunto l'inevitabile sciagura della natura, insomma, una cosa così. E questo, diciamo, in qualche modo emerge anche in alcune testimonianze, lettere, io penso a cose che ha raccolto per esempio Gibelli, insomma, emerge anche nel mondo femminile. Però bisogna appunto invece ritornare a dire, perché negli ultimi tempi questa cosa è stata in realtà poi invece passata sotto silenzio, dopo che per anni solo di quello si è parlato, che nel mondo popolare, dei ceti popolari, specialmente urbani, l'opposizione alla guerra fu fortissima. E le donne furono delle protagoniste, non furono affatto protagoniste secondarie, perché... Anche qui, perché glielo permetteva in qualche modo il loro status diverso, l'inferiorità giuridica delle donne in termini di mentalità, diciamo, ha sempre comportato una specie di capacità delle donne di tumultuare che agli uomini non era riconosciuto, no? Cioè un diverso atteggiamento nel comportarsi con le donne in piazza rispetto agli uomini in piazza, senza parlare del fatto ovviamente che il ricatto dell'essere mandati al fronte per le donne non esisteva. E quindi sin dalla stagione interventista, per esempio, appunto, ci sono episodi di, che erano già avvenuti durante la guerra libica, di occupazioni di binari per non far partire i vagoni con i primi, mobilitati, di assalti appunto alle caserme, di cose appunto da tumulto premoderno, se così vogliamo dire. Altrove, penso a Torino, c'è proprio lo sciopero, uno sciopero di giorni fortissimo, generale, in cui le donne sono impegnate in prima linea, molte propagandiste sono donne. Quindi c'è questa frattura, diciamo, la frattura che attraversa l'Italia, attraversa anche il mondo femminile, appunto, non diversamente da tutti gli altri soggetti sociali. La guerra accomuna, se volete, le donne di tutti i ceti nell'esperienza della separazione dagli affetti e nell'esperienza della supplenza, si trovano a dover supplire all'assenza degli uomini. Questo è un dato che accomuna, ma l'elaborazione di questa esperienza è differente, anche perché ovviamente sono differenti le condizioni attraverso cui si può fare, no? Quindi le donne ancora dei ceti medio-alti in qualche modo vivono, lo dicevo prima, la guerra come un'occasione di protagonismo pubblico, e sono loro le grandi organizzatrici dell'assistenza militare prima e dell'assistenza civile poi. Lo Stato italiano delegherà proprio per molto tempo alle associazioni della società civile, insomma, l'assistenza, fatto salvo il riconoscimento di un sussidio. Però appunto questa, diciamo, mobilitazione delle donne, dei ceti medi, che ha anche non è, anche qui non dobbiamo appiattirlo in un universo altrettanto omogeneo, no? Come appunto o tutte le donne o tutte le donne dei ceti medi. Ovviamente ci sono voci pacifiste anche all'interno di questo ambiente, ma soprattutto quello che si coglie con il progresso appunto della guerra è, come dire, da un lato, come vi dicevo prima, è una accentuazione della retorica patriottico-interventista bellica. Dall'altro lato, in chi poi effettivamente fa assistenza ci sono, bisogna segnalarlo altrimenti sarebbe appunto un affresco senza chiaroscuri, ci sono anche voci di donne che segnalano la condizione
veramente degradata delle donne, dei ceti popolari, dell'infanzia specialmente. E poi c'è tutto il filone, che io qui non vi posso richiamare, ma che sarebbe interessante, dei diari delle infermiere che rimangono nel canone femminile dell'assistenza materna alla patria in guerra, ma che, diciamo, il nodo del curare persone per rimandarle al morire lo mettono a tema velocemente, no? Cioè loro, come dire, si prendono cura di corpi per rimetterli in condizione di andare a combattere nuovamente e quindi eventualmente di morire. Questa è una cosa anche che trapela, non è che è anche in questo caso un universo statico. Guardando però ovviamente alla condizione dei ceti popolari rispetto a queste donne, è proprio il dato economico che è diverso, per cui c'è la necessità di supplire alla presenza maschile o assumendosi tutto il carico del lavoro dei campi o per esempio nel mondo del commercio, della gestione di un'azienda, cioè di un negozio, ma soprattutto per le donne dei ceti popolari urbanizzati il problema è ovviamente trovare un lavoro che le possa mantenere. Le donne avevano sempre lavorato, anche qui ci sono tantissimi stereotipi sulla condizione femminile, specialmente le donne urbanizzate, evidentemente con delle differenze. Per esempio tendevano a lavorare in fabbrica fino al momento del matrimonio per poi smettere e fare altri tipi di mestieri, invece durante la guerra diventa preponderante l'impiego per tutte, l'impiego nelle fabbriche o appunto l'impiego come facchine alla stazione, come tranviere eccetera, però già quelle... Questo lavoro in fabbrica con dei turni pazzeschi, orari lunghissimi, ovviamente impatta sulla vita familiare. Le donne non hanno più tempo per gestire i loro figli, quindi si ritorna, diciamo, all'assistenza civile che offre asili, che offre, però può offrire, diciamo, soccorso fino a un certo punto. La condizione di indigenza, di difficoltà anche nel trovare abitazioni, dell'approvvigionamento di cibo si va aggravando con il tempo, e quindi, diciamo, c'è già al principio del 1917 un ritorno di presenza come tumultuante femminile, prima nel Milanese, poi in altre zone del centro-nord, fino alla notissima, anche se appunto ormai se ne parla meno, rivolta di Torino dell'agosto del 1917, in cui le donne furono appunto delle indiscusse protagoniste. E allora qui un nodo centrale, abbiamo sentito raccontare appunto della condizione delle donne durante la guerra, ed è la voce di una, sono voci delle donne del ceto medio alto che fanno assistenza, che raccontano come sono diventate le donne dei ceti popolari durante la guerra. Ecco, quello è il nodo fondamentale, perché che cosa succede in questo 1917? Succede che appunto prima, ma soprattutto dopo Caporetto, i due universi si fronteggiano, ovviamente non comprendendosi minimamente, no? E se le donne del ceto appunto medio-alto cominciano a descrivere questa degenerazione dei costumi familiari delle donne, appunto vanno a lavorare con la borsetta e i tacchi, escono la sera, sono interessate solo al cinema, chiudono i bambini a casa, praticano l'aborto, le descrizioni cominciano a diventare sempre più terribili di queste donne, che ovviamente sono le donne che tumultuano perché vogliono il pane, che vogliono la fine della guerra, quindi sono il nemico interno, no? Vengono descritte come appunto delle furie che vanno assolutamente appunto domate o nel bene o nel male. Le donne dei ceti popolari hanno ovviamente invece coltivano dentro di loro questo fortissimo senso di ingiustizia per l'esperienza che stanno vivendo, che loro non hanno voluto, e ovviamente imputandola ai signori. E allora vi voglio raccontare questa cosa perché è veramente carina. Lo scoppio della rivolta di Torino dell'agosto del 1917, Torino insorse perché mancava pane.
Allora, è stato raccontato così in tutte le fonti, praticamente manca il pane a Torino, i forni sono appunto chiusi, le donne che erano in fila da giorni non hanno più niente da mangiare, da portare ai loro figli che stanno morendo, eccetera, questa ovviamente è la retorica di parte, diciamo, socialista. Quindi si mettono in corteo, vanno in municipio a chiedere al sindaco di approvvigionare in modo decente la città di farine, poi insomma qualità, sì lo so, e uscite dal municipio, la folla di donne che è salita blocca una macchina, una bella macchina elegante, all'interno della quale una signora abbassa il finestrino e chiede: che sta succedendo? E gli rispondono che le donne sono in tumulto perché manca il pane, e la signora da dentro dice: vabbè, se manca il pane che mangino i biscotti. Ve la ricordate Maria Antonietta? Se manca il pane che mangino le brioche. Esatto, cioè, voglio dire, questo ritorno, no, nella mentalità appunto popolare, no, questa, diciamo, lunga durata di stereotipi. Io non so se è vera questa cosa, però è molto bella che, come dire, che alla fine la sovversione, l'insurrezione torinese sia raccontata così, che vi dà veramente la misura di un paese fratturato, cioè siamo alla regina che dice mangiate le brioche, no? Questa, e sarebbe la patria che chiedeva di andare a morire in guerra. Ovviamente, e su questo chiudo, ovviamente tutto questo avrà poi una ricaduta non solo nell'ultimo anno di guerra, ma dopo, nel senso che c'è una parte importante del mondo femminile, dell'assistenza, associazioni di madri, che sull'onda di questa appunto paura delle furie popolari, che ovviamente rappresentano in generale, come dire, i ceti popolari, il nemico interno appunto, si schiereranno per una necessità del ritorno all'ordine, e quindi appoggeranno, quando gli si presenterà come un possibile strumento, il fascismo e Mussolini. Ma sono appunto scelte politiche, no? Questo volevo chiudere su questo. Il mondo delle donne in guerra è un mondo che rispecchia le problematiche, le fratture, le tensioni di tutto il resto della società, e a volte le esaspera anche. Grazie Katia. E appunto questo punto di vista delle donne, era molto interessante quello che dicevi sul fatto che nelle lettere tra uomo e donne molto spesso le donne erano molto più feroce dei uomini, e questo aggiungeva una tensione presso gli uomini, perché non volevano sembrare dei vigliacchi in fronte alle loro donne, e questo contribuiva anche a dei traumi. E per di più, all'inizio della guerra ci sono già molti traumi di guerra, scemi di guerra, ma tutti questi sono considerati dai capi come dei vigliacchi, come dei furbi che vogliono fare finta per non andare in guerra, e quindi sono puniti per primo, sono puniti anche a volta fucilati. Abbiamo sentito la testimonianza di questi gendarmi che ammazzano un soldato che non voleva più andare là, lui era traumatizzato ovviamente. E quindi è di questa problematica del scemo di guerra che solo dopo due anni comincia ad essere curato come qualcuno di ammalato di testa e non più come un vigliacco che prova di sfuggire. E adesso ce ne parlerà Anna Carla Valeriano, che è una storica ricercatrice presso l'Università di Teramo e che ha pubblicato appunto un libro che si intitola Ammalo di testa, storie del manicomio di Teramo, pubblicato da Donzelli. Ma prima di ascoltarla, ascoltiamo di nuovo lettere scritte da un soldato e lette da Pasquale D'Atoma, che ringrazio per fare questo lavoro. 7 agosto 1916, zona di guerra. Mio carissimo papà, affranto della vita di 14 mesi,
vissuta in quel campo di dolore, di gemiti, di morte, non si arriverà mai a descrivere la realtà di simile flagello, come nessun pittore eguaglierà mai la sua ave natura. Trovami nelle stesse condizioni di un esaltato che, uscito dal manicomio, non ragiona, non ricorda, non trova tranquillità in nessun luogo per il disorientamento del cervello, il quale, impoverito dalle paure, dal pensiero dei cari, e il suo sistema nervoso esaurito da un così aspro regime di vita, vivendo in un nuovo ambiente di tranquillità relativa, maggiormente risente le sofferenze passate proprio quando la tempesta infuriava, quando la morte tentava di rapirmi. Poiché su questo argomento molto dovrei dire, lo tralascio con la ferma decisione di non volerlo più discutere, almeno per ora. Tuo Livio. '17 agosto 1916, zona di guerra. Mio carissimo papà, ti assicuro che in questo lungo periodo di tempo ho fatto più di quello che ho potuto per la grandezza della bella, bella Italia, la mia gioventù, la mia salute, la mia pace e la mia opera. L'ho data completamente a lei perché l'austriaco sovrano si ritirasse nei suoi confini geografici. Ora sono un povero matto. Non ho più salute né pace. Il mal di capo non mi lascia un minuto. L'impressione del flagello non m'abbandona mai e la notte, svegliandomi di soprassalto, piango o urlo, a seconda dei casi. Non ridere di questo racconto, perché è la confessione reale di chi si sente afflitto e pensa che per vero miracolo non sono morto su quelle rocce, specialmente nell'ultimo periodo. Buonasera a tutti. Abbiamo ascoltato le parole di Livio C. Livio C era un ragazzo, un soldato di 24 anni, che nel 1915 si arruola volontariamente e parte per il fronte. Sono delle lettere che io ho recuperato all'interno della sua cartella clinica, che è depositata e conservata nell'archivio storico del manicomio Sant'Antonio Abate di Teramo. Livio viene ricoverato in manicomio nel settembre del 1916. Sono lettere che ovviamente lui scrive in zona di guerra, ma che vengono intercettate dal capitano medico, quindi vengono allegate al suo fascicolo personale, che sarà appunto messo insieme per inviarlo prima al servizio, al manicomio militare di Imola, e poi verrà smistato appunto al manicomio di Teramo. Livio C può essere considerato un po' il Carlo Emilio Gadda abruzzese. Perché? Perché Livio, come Gadda, studiava ingegneria a Torino. Come Gadda a un certo punto decide di abbandonare gli studi e di partire volontario per la guerra. Come Gadda provò quella che lui nel suo diario di guerra e di prigionia, scritto tra il 1915 e il 1919 e poi pubblicato postumo nel 1955, provò la miseria, l'inutilità, il grigio squallore e la bestialità della vita di trincea. Gadda avrebbe paragonato la sua mente esposta appunto ai disagi della guerra come una barca scucita in un angolo di cattivo porto, dove la risacca sciaguatta ogni cosa. Ecco, allo stesso modo, come abbiamo sentito anche dalle lettere che sono state appena lette, Livio si sentiva un povero matto. Infatti, dopo alcuni mesi di permanenza al fronte, iniziò a manifestare segni di squilibrio mentale che poi lo condussero in manicomio. Come vi ho detto prima, internato all'inizio nell'ospedale militare di Imola, poi fu trasferito nel manicomio di Teramo. Qui fu riconosciuto affetto, dopo circa 3 mesi di osservazione, dalla demenza precoce. Ora, la demenza precoce è un'etichetta nosografica che corrisponde all'attuale schizofrenia. Quindi fu prosciolto da ogni obbligo di servizio militare e rimase ricoverato in manicomio fino al 1920. Poi fu riconsegnato al padre e non sappiamo
quale strada abbia preso la sua vita. E la testimonianza di Livio è una delle tante che sono in realtà custodite in questo manicomio, che potremmo considerare di periferia, perché rispetto ai grandi manicomi che erano più vicini alla linea del fronte, quello di Teramo invece era lontano. Però appunto la lontananza e la presenza di 269 militari ricoverati fra il 1915 e il 1919 in questa struttura ci danno l'idea della pervasività del conflitto, che non coinvolse soltanto gli ospedali militari e i servizi psichiatrici di prima raccolta adibiti e collocati nelle prime linee, ma appunto in qualche modo ebbe delle infiltrazioni anche nelle periferie. Perché? Perché appunto l'emergenza di coloro che presentavano segni di squilibrio mentale dei soldati traumatizzati dalla guerra era talmente pervasiva che gli ospedali militari adibiti a questo servizio fin dal 1915 non bastavano più, e quindi anche i manicomi adibiti al servizio civile furono coinvolti nella filiera del dolore e della sofferenza di coloro che appunto presentavano dei traumi mentali. Questo appunto ci dà anche idea di quanto la guerra avesse sconvolto gli equilibri psichici dei soldati. C'è un bellissimo romanzo di un romanziere polacco che si chiama Joseph Witlin, si chiama Il sale della terra, e in questo romanzo Witlin descrive le caratteristiche della guerra moderna e ci dice: erano giunti tempi di ferro più che di legno, tutto lasciava presagire l'umiliazione di ogni tipo di corporalità con l'ausilio delle macchine. Il regno della fanteria non apparteneva più al mondo che ammazzava con il fucile e con la baionetta. Quindi la guerra moderna, e questo diciamo, il descrivere le caratteristiche della guerra moderna è utile proprio per capire come mai ebbe dei riflessi così potenti sulle mentalità. La guerra moderna era caratterizzata da nuove modalità di combattimento, da nuove presenze ostili, soprattutto era caratterizzata da nuove esperienze sensoriali, quindi il nemico non era più rappresentato dall'uomo, ma si costituiva come una presenza immanente, una presenza pervasiva, che dominava la vita dei combattenti fino appunto a insinuare nei loro animi una sensazione generale di smarrimento, di fallimento. E quindi per molti soldati la permanenza al fronte assunse le forme di un'estraneazione costante. Si parlò anche di regressione per molti, perché questa regressione era provocata dalla vita di trincea, che era caratterizzata da un'inerzia snervante, da una sospensione nel vuoto, da uno stillicidio nel tedio, come per esempio la descriverà Federico De Roberto nella Paura e altri racconti. Quindi numerose identità della sofferenza iniziarono a emergere nei solchi scavati dalla guerra, ed erano ovviamente identità che portavano iscritte nelle loro menti le conseguenze della violenza bellica, e appunto queste conseguenze furono estrinsecate attraverso una serie di reazioni patologiche che tentarono di comunicare l'incapacità dei soldati di continuare a sopportare una realtà che era definibile, se non in termini di paradosso. Quindi se noi andiamo a analizzare e a in qualche modo scomporre le cartelle cliniche dei soldati ricoverati nei manicomi, possiamo anche provare a ricomporre le parabole mentali attraverso cui appunto il conflitto assunse in qualche modo un volto umano, inteso di guerra di uomini contro altri uomini, e poi appunto si può cogliere quanto la guerra fu pervasiva. I manicomi ovviamente finirono uomini che non facevano più il proprio dovere, che si erano anche distaccati, se vogliamo, dall'ideale virile veicolato dalla propaganda. Appunto questi uomini si erano trasformati in quelli che poi la memoria popolare avrebbe finito con il ricordare come scemi di guerra. Diciamo che questo esercito di traumatizzati costituì una novità anche per il sapere medico, per il sapere psichiatrico. Perché? Perché fino ad allora gli psichiatri si erano confrontati con delle categorie patologiche che in qualche modo circoscrivevano la devianza nell'ambito di comportamenti legati alla pericolosità, al pubblico scandalo, all'infrazione di norme morali, e invece gli umili fanti che giungevano in manicomio erano uomini logorati dalle fatiche, dai pericoli, dalla vita di trincea, esauriti nel sistema nervoso, e quindi portavano con loro delle strane malattie
delle nuove forme morbose, a cui gli psichiatri dovettero in qualche modo assegnare anche delle etichette diagnostiche che le rendessero immediatamente riconoscibili. Furono soprattutto due le categorie patologiche che in qualche modo si imposero all'attenzione dello sguardo medico. La prima fu la nevrosi traumatica e la seconda fu invece l'isteria declinata nella sua variante maschile. Perché dico declinata nella sua variante maschile? Perché fino a qualche anno prima l'isteria era una categoria patologica riscontrata esclusivamente nelle donne. Era, diciamo, una categoria patologica cucita intorno al corpo femminile ribelle e deviante. Invece la guerra, la grande guerra, crea anche uomini isterici, uomini che si ribellano ai comandi, che non vogliono più combattere, che quindi nella reazione isterica esprimono questo loro rifiuto. Come gli psichiatri però interpretano le manifestazioni patologiche di questi uomini indeboliti, impauriti? Tendono appunto a seguire l'interpretazione organicista e quindi tendono ad assegnare alle reazioni di questi uomini una spiegazione collocata sul terreno della degenerazione. Dunque questi uomini, la guerra non è stata la vera causa che ha fatto ammalare questi uomini, ma erano già degli anormali in partenza, dei degenerati, presentavano delle tare ereditarie che il conflitto con le sue emozioni, con i suoi forti stress non ha fatto altro che accelerare e quindi far venire a galla. Però l'anomalia psichica era già in latenza. Quindi questa è l'interpretazione prevalente che accompagnerà non soltanto la Prima Guerra Mondiale, ma si riscontrerà anche nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Cioè anche nel corso della Seconda Guerra Mondiale, con i nuovi internamenti di soldati che provengono dal fronte e che vengono appunto ricoverati in manicomio, si tenderà a percorrere l'interpretazione organicista della malattia mentale. Diciamo che nelle riviste mediche dell'epoca prolifera anche il dibattito che tenta di dare dei nomi, delle etichette diagnostiche a queste nuove manifestazioni patologiche presentate dai soldati. E ad esempio nel 1916 Nando Bennati, che è tenente medico all'ospedale militare di riserva di Ferrara, in qualche modo fa proprie le riflessioni dello psichiatra militare Placido Consiglio e tenta di descrivere gli sconvolgimenti ai quali appunto erano esposti i soldati nella guerra moderna e quindi anche di assegnare delle etichette diagnostiche. Bennati scrive: soprattutto esercita un'azione perturbatrice il modo attuale di guerreggiare, l'emozione intensa delle immani battaglie d'ogidì, la vista del sangue che abbondante arrossa le acque e cosparge la terra, il lamento straziante delle migliaia di feriti e gli orrori delle ritirate sotto una pioggia spaventosa di granate fragorosamente scoppianti. Nelle guerre moderne il pericolo, la morte, si presentano sotto forme nuove, strane, oltre che più gravi, forme di cui non si ha ancora l'abitudine mentale e che perciò più intensamente e diffusamente perturbano le mentalità. Ora, in qualche modo queste sono le parole di uno psichiatra, ma vedremo che poi ritornano anche nelle descrizioni fatte da altre, da altre voci che in qualche modo sono state protagoniste della guerra. Ad esempio io penso al romanziere Eric Maria Remarque, che in Niente di nuovo sul fronte occidentale consegna proprio a un giovane soldato ridotto a un essere logorato, dolorante, la sua riflessione più generale sulle trasformazioni irreversibili prodotte nelle identità dei soldati. Remarque scrive: eravamo sulla soglia dell'esistenza e in fondo è vero, non avevamo ancora messo radici, la guerra come un'inondazione ci ha spazzati via, noi ne siamo stati ghermiti e non abbiamo idea di come possa andare a finire, sappiamo soltanto che ci siamo induriti in una forma strana e dolorosa, quantunque non ci si senta più nemmeno capaci di tristezza. Ecco, le forme strane e dolorose con cui gli psichiatri si trovano in qualche modo a dover
che si trovano in qualche modo a dover gestire sono diverse e sono appunto, corrispondono ad altrettante figure patologiche. La più rappresentata in manicomio fu sicuramente quella del soldato confuso, l'etichetta diagnostica era quella della confusione mentale e appunto la confusione mentale si caratterizzava per un intorpidimento generale della coscienza che rendeva gli uomini degli esseri annientati, delle creature della rassegnazione che erano disorientate nel tempo e nello spazio. Infatti i confusi, se si vanno a leggere le cartelle cliniche dei confusi, sembravano quasi ipnotizzati, in questo senso si parlava di ipnosi di guerra e nel loro spaesamento era possibile intravedere una sorta di barriera eretta contro la realtà, quindi con il silenzio, con la depressione, con l'immobilità, questi uomini esprimevano il desiderio di allontanare le visioni della guerra. Vi leggo un esempio tratto da una cartella clinica. Riccardo T, ammesso in uno stato confusionale che appunto gli conferiva una fisionomia attonita, lo psichiatra annota: mantiene sempre l'identica posizione, guardando in basso davanti a sé, se interrogato risponde solo austriaci. Una caratterizzazione fisica ancora più marcata era presente appunto nei soldati isterici che arrivavano dalle prime linee quasi sempre ammutoliti, sordi, paralizzati negli arti, incapaci di stabilire dei contatti con l'esterno. Infatti spesso la sindrome isterica era diciamo la conseguenza di traumi fisici, come ad esempio lo scoppio di granata oppure l'essere stati oggetto di ripetuti e prolungati attacchi di artiglieria. E quindi è interessante in questo caso notare come la guerra riuscì a spostare il baricentro di una malattia che appunto, come dicevo prima, negli anni precedenti era stata identificata esclusivamente nell'instabilità dei corpi femminili. Infatti se attraverso le esagerazioni del corpo isterico le donne avevano potuto in qualche modo esternare i rifiuti contro ruoli e regole percepiti come costrittivi, invece il rifugio nell'isteria per gli uomini divenne un modo per manifestare la propria opposizione alla guerra. E, ad esempio, le cartelle cliniche ci offrono ancora una volta dei casi precisi. C'è il caso del soldato del 17° fanteria, Enrico D, affetto da psicosi isterica. Viene descritto come un uomo intollerante alla disciplina e in manicomio appunto manifestava questa intolleranza alla disciplina contorcendosi, dimenandosi, arrivando a perdere la coscienza. Quindi aveva proprio le classiche manifestazioni isteriche, come anche Tommaso G. Tommaso G presentava tremore al capo, sguardo minaccioso, occhi sbarrati, si alzava dal letto, correva lungo l'infermeria, gridava disperatamente, poi si gettava per terra e si dimenava furiosamente. Ecco, gli psichiatri guardarono con particolare riprovazione i soldati isterici perché in qualche modo i loro atteggiamenti scomposti contraddicevano tutti i modelli di virilità e quindi le diagnosi di isteria furono poi soprattutto esclusivamente circoscritte fra i soldati semplici, cioè coloro che andavano a combattere, che erano proprio diciamo esposte agli assalti, mentre erano praticamente inesistenti fra gli ufficiali, cioè fra coloro che dovevano dare il comando. Tra gli ufficiali invece prevalsero soprattutto deliri imbevuti di senso di colpa, quindi erano deliri che afferivano a un senso di colpa legato al fatto di non essere riusciti a portare a termine fino in fondo il proprio dovere. Io vorrei continuare ancora, ma mi avvertono che ci sono soltanto 3 minuti, quindi direi che quello che mi preme sottolineare è che come prima Katia Pape diceva, è interessante il caso delle donne infermiere perché cosa facevano? Curavano per mandare a morire. La stessa cosa fece il servizio psichiatrico militare perché in realtà tutti gli ospedali da campo e anche appunto le sezioni psichiatriche militari che furono presto allestite appena il conflitto scoppiò erano funzionali a non soltanto diagnosticare in tempo i possibili casi di anomalia mentale per cercare di recuperarli e rimandarli al fronte, ma anche in qualche modo snidare quegli anormali che andavano allontanati dal fronte, quindi andavano allontanati dalle prime linee, andavano segregati in manicomio e semmai impiegati in mansioni diverse. Quindi diciamo che fin dall'inizio nel tentativo della psichiatria di trattare le malattie mentali legate alla guerra non c'è stata mai
una vera e propria finalità terapeutica per riabilitare completamente l'uomo al servizio, ma c'è stata soprattutto la finalità di snidare la normale, di trattarlo per normalizzarlo e renderlo nuovamente abile alla guerra. E un'ultima cosa che io vorrei dire è che poi in realtà le sindromi psichiche legate alla guerra non si concluderanno con la fine del conflitto, ma continueranno anche nel dopoguerra, perché fino al 23, questo ovviamente è sempre il caso del manicomio di Teramo, vengono registrati ingressi di soldati traumatizzati dalla guerra, questo a dimostrazione del fatto dell'ombra lunga della guerra, e poi c'è tutto il problema della sindrome del sopravvissuto, cioè ci sono soldati che nonostante tornino sulle loro gambe a casa dalle loro famiglie, presentano deliri legati all'esperienza traumatica vissuta che purtroppo non scoloriranno facilmente nel tempo. Grazie. Vorrei ancora rubarvi 5 minuti prima di andare al concerto per leggervi il documento da cui stava parlando Jean-Pierre Guénot, che è l'intervista di un magnato americano che è intervistato da un giornale francese nel 1917 e che spiega perché secondo lui si deve fare la guerra. Ascoltiamo, perché questo mi sembra di essere una conclusione importante di questi 2 giorni sulla Prima Guerra Mondiale. Ascoltiamo. Potrei confidarvi che quando un popolo è vicino a sentirsi troppo ricco, una guerra è necessaria per strapparlo alla tentazione della felicità. Ma le idee astratte non sono per me, conosco solo le statistiche. Ignoro il generale Lafayette, ignoro se la Germania fu la prima ad attaccare. Della storia ritengo solo le statistiche, ma so una cosa, cioè che la Grande Guerra ha quintuplicato il nostro volume di affari, decuplicato i nostri benefici, e tutto questo magnifico traffico l'abbiamo fatto con gli alleati. Ci siamo arricchiti vendendovi cotone, lana, carne, acciaio, granate, cuoio, scarpe, mitragliatrici, cavalli, veicoli, prodotti chimici. Le nostre azioni di acciaierie, come la Bethlehem, sono salite del 600% in 6 mesi. I nostri polverifici, come la fabbrica DuPont, distribuiscono dividendi del 110%. Il meno pagato dei nostri scaricatori non lavora meno di 35 franchi al giorno e siete voi a pagare. Tutto quello che vi potevamo vendere ve l'abbiamo venduto. Il nostro stock di oro è adesso superiore a quello di tutti gli alleati insieme. Tuttavia ci avete anche pagato con moneta di carta. Ora il valore di questa carta dipenderà dal valore della vostra vittoria. Dovete imperativamente vincere per essere in grado di rimborsare i vostri debiti. E io vedo ancora più lontano. Sarà necessario ricostruire tutto quello che è stato distrutto. Questi soldi che abbiamo guadagnato grazie a voi ve li presteremo per ricostruire le vostre città, per ricomporre il vostro tessuto industriale. Questo è una bella prospettiva per i nostri futuri investimenti, ma sarà solo profittabile se potete vincere prima del vostro sfinimento completo. Vogliamo proprio per questo la vostra rapida vittoria. Gli Stati Uniti vi aiuteranno, sosteniamo il presidente Wilson, i re stessi sono nostri schiavi, vogliamo la guerra anche se solo per proteggere la flotta mercantile britannica, perché la metà del suo capitale è Yankee. Vi aiuteremo ancora di più di quello che potete immaginare, manderemo volontari, voteremo la leva obbligatoria, aumenteremo ancora di più la vostra produzione di cannoni e prenderemo parte, se necessario, alla lotta sul continente. Tutti i nostri cittadini parteciperanno. Non è l'Unione già una gigantesca armata civile, esercitata, educata da molto tempo per essere sottomessa alla rigorosa disciplina dei trattati? Di questa armata noi siamo i capi. Capite adesso perché la guerra non può essere evitata, le guerre tra i popoli? Ma questo è l'unico modo che abbiamo per regolare le troppo grandi differenze di ricchezza bancaria. La grande guerra? Guerra delle tariffe doganali. La necessità di rinegoziare trattati doganali vantaggiosi. La speranza di una nuova espansione economica. Più che il Kaiser, sono le banche tedesche che hanno voluto la guerra. Thank you.
un testo che dà i brividi. E voglio ringraziare Pasquale D'Attoma che ci ha letto tutti questi testi, ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e vi voglio dire che tutto sarà pubblicato in una forma e un'altra, gli atti di questo convegno e anche le video, e sarà anche trasformato alcuni dei pezzi in trasmissione radiofonica. Grazie a tutti, adesso ci sarà il concerto nella chiesa e buona serata a tutti.